Tesoro di Como, un incontro pubblico svelerà i risultati delle indagini nell'area dell'ex Teatro Cressoni, che lo scorso anno ha restituito con 1000 monete d'oro un importante spaccato della storia della città, dall'età romana a quella moderna. L'appuntamento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza, Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, in collaborazione con il Comune e la Società Archeologica Comense, è in programma martedì 12 novembre alle 17.45 nella Biblioteca Paolo Borsellino. Durante i lavori di scavo sotto l'ex teatro, costruito nell'Ottocento sul sedime del trecentesco monastero domenicano di Sant'Anna, sono state rinvenute strutture di età romana e in un vano dell'edificio è stato scoperto un recipiente in pietra ollare con coperchio, probabilmente nascosto fra il 472 e il 473, che conteneva un migliaio di monete e alcuni oggetti in oro. Gli studi tuttora in corso stanno evidenziando l'importanza del tesoro ritrovato per la ricostruzione della città romana e dei suoi monumenti e stanno offrendo materia per approfondimenti anche attraverso la collaborazione di numerosi specialisti. L'incontro pubblico introdotto dall'assessore alla cultura del Comune di Como, Carola Gentilini, e dal soprintendente Luca Rinaldi sarà occasione per ascoltare gli interventi della responsabile della soprintendenza per la provincia di Como, Barbara Grassi, e dell'archeologa esperta di numismatica della soprintendenza, Grazia Facchinetti, che illustreranno le metodologie adottate per lo scavo e le ricerche interdisciplinari in corso.